Benvenuti a Globo, un programma di Space TV presentato dai fisici Andrea Giuliacci e Patrizia Carracedo Justizia in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea. Ciao Andrea, come stai? Bene, grazie. Io innanzitutto ne approfitto subito per salutare tutti gli amici di Globo perché so che oramai sono veramente tantissimi a seguirci, quindi è veramente un piacere salutare tutti gli amici di Globo. Ed eccoci qui di nuovo a parlare di satelliti e fenomeni fisici. Però innanzitutto voglio ricordarvi che tutta l'informazione li, che tratteremo in questo programma la potrete trovare sul nostra, sulla nostra pagina di Facebook. E la parola d'ordine d'oggi sarà MetOP. MetOP, è, ovvero Meteorological Operational Satellites, è un programma europeo per l'utilizzo di satelliti polari a scopi meteorologici gestito da EUDMESAT. L'EUMETSAT, European Organization for the Exploration of Meteorological Satellites, è un'organizzazione intergovernativa creata attraverso una convenzione internazionale a cui aderiscono 26 Stati europei e il cui obiettivo è quello di gestire la rete europea dei satelliti meteorologici. Il programma METOP è costituito di una serie di tre lanci di satelliti polari METOP-A. Metop B e Metop C, separati da intervalli temporali di circa 5 anni. I satelliti portano un carico utile, comprensivo, di 13 strumenti, due dei quali dedicati alle attività di ricerca e soccorso. Ora Andrea, ti faccio una domanda. Ma voi meteorologi usate questi satelliti e eh, in particolare questi eh, del programma Metop? Beh, guarda, sinceramente noi meteorologi facciamo largo uso dei satelliti, però più che quelli della serie Metop e quelli della serie Meteosat. Perché? Perché sono quei satelliti meteorologici specificatamente progettati per un ausilio al meteorologo nella previsione giorno dopo giorno, ovvero sono quei satelliti, quelli della generazione Meteosat, che seguono le perturbazioni nel loro cammino e che quindi consentono a me e a tutti gli altri meteorologi di capire meglio l'evoluzione del tempo, soprattutto nell'arco del breve periodo, ovvero delle ore immediatamente successive, però guardo con estremo interesse anche ai satelliti della serie Metop, perché? Perché questi satelliti in realtà raccoglieranno nei prossimi anni una grossa mole di dati preziosissimi per consentire alla ricerca di progredire, soprattutto per consentire a questa magnifica scienza, la meteorologia, di progredire notevolmente, ovvero se la meteorologia come scienza diventerà via via sempre più precise consentirà di sviluppare previsioni del tempo più attendibili, migliori, quindi eh, di aiutare maggiormente anche il meteorologo. Molto probabilmente lo dovremo al lavoro che svolgeranno in futuro questi satelliti, quelli della serie Metop. Perfetto, ora andiamo a vedere se sei curioso eh, cosa ne pensano i nostri telespettatori dei satelliti. Quanto pensa siano importanti i satelliti per il progresso della scienza? Molto importanti in quanto permettono un risparmio da un punto di vista di costo e poi permettono anche un'innovazione tecnologica all'avanguardia e ci possiamo mettere in coda a tutto il progresso degli altri paesi europei. Eh, no, credo siano importanti. Motivo? No, non, non ho conoscenze scientifiche, non lo so. Solo per la questione delle comunicazioni forse, possono essere utili con il cellulare ma non solo okay. nel senso lì tantissimi eh, fondamentali in ottica, in ottica moderna secondo me sono una delle, delle avanguardie da portare avanti diciamo anche in ottica sperimentazione in ottica anche cambiamenti climatici continui e sono diciamo la base da cui partire per, per un futuro migliore anche no? Di eh, sicuro dando una, come dire, un, uno sguardo macroscopico si possono risolvere molti problemi secondo me molto perché comunque cioè dipende dall'utilizzo però per esempio già il fatto stesso che grazie ai satelliti abbiamo una visione con Google Maps e possiamo anche avere il personaggio tridimensionale che ci fa vedere le strade importanti per lo studio appunto della, di ciò che ci circonda dell'universo che praticamente è ancora uno spazio inesplorato è appunto qualcosa che da un lato può essere poetico ma allo stesso tempo scientifico perché ci affascina, non lo conosciamo e via di Importantissimi. Cioè, alla fine permettono magari anche di notar notare cose che non so, non saprei, che fondamentalmente proprio tende a non vedere perché cioè, certo. diciamo che è una cosa più generale, più grande. Molto, molto. Perché? Perché inquadra un po' la situazione della terra. Eh, dipende da come vengono utilizzati, perché se vengono utilizzati per fini magari non proprio belli, come quelli di, per la guerra o per qualsiasi altra cosa di questo genere, sicuramente no. Se vengono utilizzati per il bene comune sono fondamentali. Beh, penso che sono molto importanti, assolutamente. Perché? Eh, perché permettono una comunicazione di certo maggiore, permettono di creare reti di comunicazione, questo penso che sia la, la funzione dei satelliti. Poi vabbè, ovviamente come in tutte le cose che riguardano la comunicazione c'è il lato positivo e il lato negativo, se vengono utilizzati bene di certo possono aiutare tanto lo sviluppo, il progresso. Beh, mi pare che ci sia una percezione diffusa del fatto che i satelliti sono importanti, e che se poi magari la gente fa fatica ad individuare il perché sono così importanti e in che modo ci possono dare una mano, ma proprio per questo c'è un programma come il Globo, no? Siamo qui apposta per spiegarglielo, quindi mi raccomando, seguite il Globo che cerchiamo di spiegarvi anche tutte queste cose infatti, beh almeno c'è questo fascino per le cose che... certo anche se poi ho visto c'è qualcuno che addirittura ha paura che vengano utilizzati sì. per scopi bellici ma state tranquilli rassicuriamo la gente i satelliti della serie Metop come tutti gli altri satelliti utilizzati per la ricerca scientifica, per scopi meteorologici sono solo un ausilio alla scienza, assolutamente non fanno del male, anzi aiutano a migliorare anche le previsioni del tempo una previsione del tempo migliore è solo un bene, ve l'assicuro non fa male a nessuno. No? Infatti, quindi restate con noi che insieme scopriremo tutte le curiosità dei satelliti. E ora andiamo avanti con Metop e ricordiamo che il primo satellite della serie è stato lanciato nel 2006 dal cosmodromo De Baikonur nel deserto del Kazakistan andiamo a vedere alcune delle sue caratteristiche. Vediamo, per il peso, vediamo che il peso totale è di 4.043 kg. Il peso del carico utile invece sono 812 kg. E per i tempi abbiamo due dati: uno che riguarda il ciclo del tracciato superficiale terrestre, e sono 29 giorni, e il periodo dell'orbita, 101 minuti. L'orbita e l'inclinazione eh, sono 98,7 gradi, e l'altitudine media è di 817 km. Andiamo a vedere ora alcune immagini che abbiamo preparato per voi e analizziamole insieme. Prima immagine, per favore, colonna verticale CO2. Questa mappa ci fa vedere il profilo verticale della distribuzione di diossido di sulfuro proveniente da un vulcano islandese il, maggio 20, eh, il 27 maggio 2011. È un chiaro esempio di come un satellite possa monitorare indirettamente l'attività vulcanica. Andrea, ma. Qual è la relazione che esiste tra i vulcani e il clima? Beh, direi che c'è una forte relazione, nel senso abbiamo visto adesso che il satellite eh, riusciva ad individuare la nube vulcanica in particolare eh, questa sostanza, l'anidride solforosa, perché è importante? Perché reagendo col vapore acqueo dà vita all'anidride solforosa delle minuscole goccioline di acido solforico. Ebbene, queste, se l'eruzione è un'eruzione esplosiva, quindi riesce a sparare grosse quantità di materiale vulcanico fino nella stratosfera, dove eh, l'atmosfera in questo strato è poco turbolenta, per cui tutto ciò che entra nella stratosfera tende a rimanere lì per diverso tempo. Ebbene, eh, queste goccioline di acido solforico possono rimanere nella stratosfera atmosfera anche per anni e piano piano formare una sorta di velo attorno al nostro pianeta. Perché è importante questo velo? Perché le goccioline di acido solforico sono in grado di riflettere parte della radiazione solare, come dire, che eh, riflettono parte del calore che sarebbe diretto verso la Terra. Per cui eh, sono in grado di, in pratica, le grosse eruzioni vulcaniche di raffreddare in parte il nostro pianeta. Ti dirò di più, anzi, dirò di più anche a tutti i nostri amici di Globo. Pare che il eh, veloce, rapido surriscaldamento del nostro pianeta che ha caratterizzato il XX secolo sia sì dovuto in parte all'azione dell'uomo che ha emesso gas serra nell'atmosfera, in parte al Sole che mai negli ultimi mille anni era stato attivo come nel XX secolo, ma anche in parte dal fatto che il XX secolo è stato il secolo meno vulcanico. Degli ultimi, probabilmente degli ultimi mille anni. Cosa vuol dire quello meno vulcanico? Che è stato quello in cui i vulcani hanno sparato nell'alta atmosfera minori quantità di materiale vulcanico e quindi c'è stato un minor raffreddamento dovuto ai vulcani. Insomma, so, questa sorta di climatizzatore naturale ha funzionato di meno rispetto ad altri secoli, in cui invece ci sono state numerose grosse eruzioni vulcaniche. Quindi è importantissimo sapere anche grazie. Eh, appunto, a questi dati raccolti dai satelliti se e in tal caso quanto materiale vulcanico viene sparato nell'alta atmosfera, proprio per capire come può cambiare il clima negli anni successivi. Interessantissima questa informazione. Vi posso dire che questa immagine è stata costruita a partire dai dati presi da Gome. Gome 2 è uno strumento che si trova a bordo di MetopA. Ah. Tramite questa animazione. Vediamo che Gome è costituito eh, da uno strumento chiamato spettrometro a scanner, che sfrutta il fatto che i diversi tipi di gas atmosferici assorbiscono diverse lunghezze d'onda. Ma di quale luce parliamo? Della luce riflessa dalla superficie terrestre, come diceva Andrea. Il satellite cattura questa luce e l'analizza in base a quali lunghezze d'onda sono, eh, sono arrivate. Lo strumento identifica i gas presenti in quella zona. Questi dati sono cruciali, pertanto, per la valutazione dello stato di salute dell'atmosfera terrestre. Ora andiamo a vedere la seconda immagine. È un'immagine molto più tecnologica. Ehm. Direi che siamo tornati a vedere la nube vulcanica. Siamo tornati, che, aspettiamo. Eh, che anche ecco. il computer è rimasto affascinato da questa nube vulcanica <ride> e ci fa piacere. Non volevo farci vedere questa immagine tanto tecnologica che... Riguarda Gome 2. Questo è Gome 2. Lo strumento consiste in un set di telescopi e specchi in cui la luce viene riflessa eh, fino ad essere condotta eh, verso dei prismi attraverso dei quali la luce d'entrata viene inizialmente separata in quattro lunghezze d'onda eh, di banda principali. Dopodiché eh, si applicano dei trattamenti olografici, eh, sono dei trattamenti basati sul fenomeno dell'interferenza ottica che migliorano la sua risoluzione. GOME2 copre le, le regioni di lunghezza d'onda compres compresa tra i 240 nanometri e i 790 nanometri, cioè stiamo parlando eh, tra l'ultravioletto e il visibile. Ed è in questo modo che avviene la trascrizione eh, dell'informazione. Ma quanto dura questo processo? Soltanto 6 secondi, eh, con una lunghezza di escansione di 1900 km. L'avanzato GOME è in grado di osservare pixel delle dimensioni di 80x40 km, cioè 4 volte più piccoli di quelle che eh, riesce ad osservare GOME, quello eh, che era sul ERS-2 a bordo di Envisa. Ricordatevi che Envisat eh, purtroppo ci ha abbandonato dopo dieci anni di onorata carriera. Ecco, lo, lo ricordiamo sempre con piacere, anche perché è in pratica l'antesignano della serie Metop, è quel satellite che ha permesso di portare avanti più di 4.000 ricerche nell'arco degli ultimi dieci anni. E noi speriamo che la serie Metop dati. ci consenta di portarne avanti. Non dico 4.000, ma anche di più. Anche 40.000. Noi speriamo eh. molto bene. Prima che arrivi, Meteo di perché è già arrivato il 17 settembre, però ne parleremo nella prossima puntata di questo. Certamente. Ora andiamo a vedere Andrea la terza immagine. La terza immagine è sempre un'immagine di un vulcano, concretamente un vulcano che si trova al sud del Cile e si chiama Puyehue. Possiamo vedere come col passare del tempo i gas vulcanici vengono spinti verso l'Atlantico. Quindi però vediamo in questa foto che hanno utilizzato le unità Dobson Unit Andrea, ma ci puoi spiegare cosa sono eh, le Dobson Unit? Beh, eh, Dobson Unit è un'unità di misura eh, importantissima, soprattutto perché viene utilizzata per misurare eh, lo spessore dello strato d'ozono, ad esempio, dello strato d'ozono atmosferico, eh, ovvero mm -hmm. una unità di Dobson Unit significa uno, uno strato nella colonna atmosferica, uno spessore delle, eh, dello strato d'ozono di 10 micron. Perché è interessante? Perché mh, concentrazioni normali del, dell'ozono stratosferico uh, sarebbero intorno ai 300-500 Dobson unit, mentre si sì, è posto 220 Dobson unit il limite per definire un, una regione in cui insomma, è già presente un buco dello un buco dello strato d'ozono. Perché proprio 220 Dobson unit? Perché eh, sono eh, valori che non si e registravano, non erano stati osservati eh, prima del, dell'avvento, insomma del monitoraggio regolare a partire dall'inizio degli anni '80. Dell'ozono stratosferico, come dire che se poi successivamente sono stati osservati questi valori inferiori a 220 Dobson unit, vuol dire che sono valori insoliti, anomali, che descrivono appunto una situazione preoccupante, quella mm -hmm. del buco dello strato d'ozono. Perché certo. è preoccupante il buco dello strato d'ozono? Eh, sento dire spesso: a volte mi fermo la gente per stare, eh sì, certo che il clima cambia, c'è il buco dell'ozono. No. Buco dello strato d'ozono eh, più che una causa del cambiamento climatico è, ca è eh, un effetto del cambiamento climatico e perché è importante e preoccupante perché eh, uno strato dello zono stratosferico più sottile, insomma eh, meno zono nello stratosfera vuol dire che passano maggior quantità di raggi ultravioletti e di quelli nocivi, quelli che possono nuocere gravemente alla nostra salute. Ecco perché è qualcosa da tenere... Particolarmente eh, sott'occhio, eh, tanto più che nel eh, 2011 si è osservato per la prima volta l'apertura di un vero e proprio buco dello strato d'ozono anche nelle regioni artiche. Solitamente il buco d'ozono è qualcosa che interessa soprattutto l'Antartide perché perché eh, si è scoperto già tanto tempo fa che questo strato d'ozono era mangiato soprattutto da quelle molecole di cloro che si liberavano da alcuni gas immessi dall'uomo nell'atmosfera. Però uh -huh. queste molecole di cloro eh, vengono conservate nelle nubi stratosferiche, queste sottili nubi che fanno con, contengono il poco vapore acqueo. Presente nella, stra eh, nella stratosfera e che per formarsi hanno bisogno di temperature veramente molto molto basse. Eh, temperature che si osservano tipicamente più che altro nelle regioni antartiche, al Polo Sud, che è più freddo del polo nord. Bene, nel 2011 anche il Polo Nord ha fatto registrare in quota delle temperature eccezionalmente basse e che hanno consentito la formazione di una gran quantità di nubi stratosferiche e quindi anche lì una gran quantità di cloro che poi si è liberato per andare a mangiare appunto le molecole di ozono e la creazione di questo buco di ozono, fortunatamente non si è ripetuto quest'anno per cui eh, diciamo eh, forse non è così preoccupante come lo era il buco di in Antartide qualche eh, decennio fa però è una situazione da tenere sotto controllo sicuramente Molto bene. E i satelliti della serie Metopo ci aiuteranno anche in questo, diciamo. Perfetto. Ora vi posso dire che eh, la mappa è stata generata a partire dei dati rilevati da uno strumento eh, analiz da, eh, chiamato analizzatore FTIR. E Questo è lo strumento che ha permesso di generare la mappa che abbiamo visto in precedenza. Si chiama analizzatore FTIR, ovvero interferometro ad infrarossi secondo la trasformata di Fourier. Un interferometro è un strumento che permette di studiare gli effetti di composizione delle onde sfruttando le interferenze fra più onde elettromagnetiche. Il particolare vantaggio è che eh, ci permette di eh, realizzare fotografie con una risoluzione molto maggiore. E soprattutto anche perché nell'interferometro ad infrarossi la proprietà di assorbimento dei raggi infrarossi delle molecole consentono agli analizzatori di stabilire sia la natura che la concentrazione dei componenti delle miscele gassose. C'è un altro interessantissimo interferometro nel nostro satellite che consiste anche lui in uno spettrometro a trasformata di Fourier con un sistema di imaging e si chiama IASI. Iasi, eh, vediamo l'animazione che vi volevo far vedere. Eh. Vediamo se Anche la proviamo. Anche Iasi sì, probabilmente il satellite sta passando lontano e quindi... Iasi fa fatica a comparire, tra l'altro sto scoprendo anche io tante cose interessanti perché ripeto nel mio mestiere giorno dopo giorno utilizzo soprattutto altri tipi di satelliti, chiaramente sono a conoscenza delle potenzialità di molti dei satelliti utilizzati per scopi di ricerca, però tante cose le sto scoprendo anche io assieme a voi amici di Globo in queste interessanti puntate, per cui adesso speriamo che anche Iasi venga a palesarci. E, e a farci vedere il perché è tanto interessante per scopi di ricerca. Vi anticipo che ASI fornisce informazioni sui profili della temperatura nella troposfera e nella bassa stratosfera, sul profilo del vapore acqueo, sui componenti chimici che giocano un ruolo molto importante nel monitoraggio del clima, e del cambiamento globale e della chimica atmosferica. Ogni scansione dura 8 secondi. Ora Andrea, vorrei chiederti, ma... Eh, come gestite al centro Epson i dati sulla temperatura e sul vapore acqueo e come com fate ad interpretare, a dare un senso fisico allora, a questi dati? Eh, innanzitutto ti dico: è chiaro che per scopi di eh, previsioni del tempo, quindi capire che tempo farà. Eh, nei giorni a venire eh, noi non utilizziamo tanto questi dati raccolti, preziosissimi lo ripeto, raccolti dal satellite, quanto piuttosto i dati di temperatura osservati in superficie perché ci consentono di eh, sviluppare delle elaborazioni da cui ricaviamo le temperature previste anche per i giorni a venire assieme a dati dei modelli fisico-matematici. Però è chiaro che eh, abbiamo anche noi un settore di ricerca e per questo settore di ricerca invece sono preziosissimi i dati di questo tipo, anche se a noi giungono chiaramente rielaborati dai grossi centri, quali l'ESA piuttosto che la NASA o la NOAA. Certo. Perché sono importantissimi questi dati? Perché eh, i dati relativi per esempio alle temperature sulla superficie terrestre raccolti dai satelliti meteorologici in orbita consentiranno in un futuro di migliorare notevolmente le prestazioni dei modelli fisico-matematici dell'atmosfera. Cosa sono i modelli fisico-matematici dell'atmosfera? Sono quei complessi software che contengono al loro interno tutte le equazioni che descrivono la fisica dell'atmosfera e che permettono di, eh, al meteorologo di utilizzare delle mappe che mostrano come variano i maggiori parametri atmosferici con il passare del tempo. E perché sono importantissimi, ripeto, questi dati raccolti dai satelliti, soprattutto riguardanti la temperatura della superficie terrestre? Perché eh, in questi modelli fisico-matematici, per sapere che tempo farà, per così dire, è necessario dirgli prima che tempo fa. Ovvero, si dice al modello fisico-matematico, guarda che attualmente la temperatura, la pressione, l'umidità in tutti questi punti del pianeta eh, è questa, tu dimmi... Eh, risolvendo tutte queste equazioni complesse di fisica dell'atmosfera, come varieranno questi parametri atmosferici? Ma è chiaro che prima gli devo dire qual è la situazione attuale. Ora provo a immaginatevi, se è vero che in Europa e nel Nord America eh, ci sono un gran numero di stazioni meteorologiche che quindi raccolgono giorno dopo giorno questi dati preziosissimi, è anche vero che ci sono altre zone del pianeta, come l'Africa, dove ci sono problemi diversi che non la ricerca, in cui questi dati non vengono raccolti, ma anche e attraverso tutti gli oceani chiaramente eh, ci sono solo alcune boe, alcune navi in navigazione che raccolgono questi dati. Insomma, abbiamo delle grosse lacune, dei grossi buchi. Ebbene, in futuro i satelliti di questo tipo ci aiuteranno a colmare queste lacune, perché? Perché oramai sì. anche i dati raccolti dall'alto dal satellite sono Attendibilissimi e permettono di colmare la lacuna sul tempo che fa. E ripeto, senza sapere che tempo fa è impossibile sapere con eh, buona attendibilità che tempo, che tempo farà. farà. O meglio, i modelli fisico-matematici non possono lavorare come dovrebbero lavorare. Grazie, Andrea. Ora ti facciamo vedere qual è la quarta immagine. Benissimo. È sul vapore acqueo ed è stata scattata, scattata diciamo, elaborata tramite il Microwave Humidity Sander, l'MHS, che è un radiometro a microonde, a cinque canali e è stato disegnato per scansionare l'atmosfera e misurare la risalita apparente di bande di frequenze specifiche nel range delle microonde. Vediamo questi cinque canali. E dato che l'umidità in atmosfera attenua le radiazioni microonde emesse dalla superficie terrestre, è possibile, grazie a questa strumentazione, avere foto dettagliate dell'umidità atmosferica nei diversi canali associati alle differenti. A differenti altitudini. Quindi può essere determinata anche la temperatura della superficie terrestre. Quindi abbiamo visto come nell'immagine si vedeva soltanto escansionata una, por una porzione della superficie eh, terrestre. Su più livelli, però, questo è interessantissimo perché eh, spesso la gente non lo sa: non è importante solo sapere se ci sono nuvole. Eh, sopra la nostra testa, ma soprattutto a che quota si trovano, quanto sono spesse. È importante per fini meteorologici, proprio per la previsione del tempo, ma è importante anche per capire magari eh, se. Eh, la Terra eh, sta trattenendo più o meno calore perché? Perché c'è una bella differenza tra le nuvole alte e le nuvole basse. Ovvero quando ci sono questi nuvoloni più vicini alla superficie, quei mm -hmm. nuvoloni scuri che spesso portano la pioggia, no? quando vediamo questo cielo grigio con nuvole più basse bene, quelle nuvole riflettono più luce solare di, di quanto calore non trattengano del calore eh, mm -hmm. emesso dalla Terra. Mentre le nuvole alte, non so se avete in mente eh, i cirri sono queste nuvole sfilacciate che si vedono alte in cielo che sono somigliano a dei Fili di cotone, no? eh, tenui che lasciano trasparire anche la luce del sole bene, quelle nuvole invece riflettono poca radiazione solare, meno radiazione solare, quindi eh, diciamo raffreddano di meno la Terra, ma sono efficacissime invece nel trattenere il calore che la Terra riemette verso lo spazio. Come dire che le nuvole alte contribuiscono a eh, riscaldare il pianeta, mentre le nuvole basse contribuiscono a raffreddarlo. Allora, capire qual è la diversa eh, percentuale di nuvole basse o alte può essere un'informazione preziosissima, ecco perché è importante anche capire questa umidità, questo vapore acqueo, a che quota si trova, non solo vederlo nelle immagini del satellite, ma anche capire qual è la sua concentrazione man mano che ci si sposta all'interno della colonna atmosferica. Benissimo, e ora per salutarvi vi lasciamo con il lancio di Meteo B, avvenuto il 17 settembre 2012, sempre dal cosmodromo di Baikonur nel, deser nel deserto del Kazakistan. Un saluto da Globo, Andrea Giuliacci e Space TV in collaborazione eh, con l'Agenzia Spaziale Europea. Mi Grazie. Mi raccomando, vi aspettiamo alla prossima puntata.